Amen, gloria a Dio. Sta scritto nell'Evangelo secondo Giovanni, Gesù disse al capitolo 15: Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Fratelli e sorelle, dimorate in me, dice il Signore. Questo è l'essenza della nostra vita cristiana, dimorare in Lui, vivere in comunione con Cristo, come dicevo nella parte precedente, questo è l'obiettivo primordiale della nostra vita cristiana, della nostra vita spirituale. Questa è la chiamata per eccellenza, fratelli e sorelle, vivere in comunione con Cristo. Questo è l'essenza della nuova vita che abbiamo nel Signore, perché quando noi eravamo nel mondo, noi vivevamo in comunione con il peccato, vivevamo in comunione con le tenebre, vivevamo purtroppo in comunione con Satana. Tramite il peccato eravamo legati al diavolo, ai demoni, ma oggi nella nuova vita spirituale, alleluia, nella fede, noi siamo chiamati a vivere, amen, a vivere in comunione con Cristo. E la parola vivere ci parla di qualcosa di continuo, di permanente, di costante. La comunione con Cristo, fratelli, è il respiro per il nostro cuore, è il sostegno, alleluia, per la nostra anima. Se manca quella comunione con Cristo, la nostra vita cristiana è vana, è un'illusione, è una falsità, un'apparenza. Come dicevo prima, a che servirebbe se io predicassi, se io facessi tante cose, se io andassi a fare tante visite agli infermi, se io andassi a evangelizzare in ogni luogo, ma se poi non vivo in comunione col Signore, se poi non ho quel contatto con Lui. Fratelli e sorelle, non dimentichiamocelo. La cosa più importante della nostra vita cristiana, della nostra vita spirituale, della nostra vita in ogni aspetto, alleluia, è che noi viviamo in comunione con Cristo. Comunione vuol dire comunicazione. Parlare con Gesù, ascoltare la sua voce, alleluia, cercare la sua faccia, gustare la sua presenza, desiderare la sua presenza ogni momento. Questo è, fratelli, ciò che dà forza ai nostri cuori. Se manca la comunione con Cristo, manca tutto. Lui, alleluia, è la vera vite e noi siamo i tralci, come dice qui Giovanni 15, e il Signore dice: dimorate in me. Il Signore ci chiama a dimorare in Lui, a vivere in Lui, ad abitare in Lui, a vivere costantemente nella sua presenza, a vivere, a dimorare nella comunione,
Alleluia, profonda con lo Spirito Santo, soltanto questa comunione può saziare il nostro cuore, può saziare la nostra anima e non soltanto semplicemente servire il Signore o fare delle cose, fare delle opere, ma vivere in comunione con Lui è ciò che veramente può saziare la nostra vita. Se manca la comunione con Cristo, manca tutto, perché manca la sua presenza, manca il soffio dello Spirito, fratelli. Senza la comunione con Dio, noi viviamo un cristianesimo che è soltanto un'apparenza, perché non c'è quell'intimità, quel contatto, alleluia, quella profondità, quella comunione. Noi dobbiamo anelare quella comunione, dobbiamo desiderare, gloria a Dio. Alleluia. Oh, c'è questo desiderio nel tuo cuore? Fratelli, sorelle, c'è questo desiderio nei nostri cuori? È questo quello che fa la differenza, come dicevo, fra un vero cristiano, fra un cristiano spirituale e un cristiano carnale. Chi è veramente, alleluia, in comunione con Cristo, è un cristiano spirituale, un cristiano forte, un cristiano che non si fa bloccare, alleluia, dalle circostanze, dalle avversità, ma che può portare frutto in ogni tempo. È questo che fa la differenza, fratelli, fra il vero cristiano e colui che è cristiano solo tra virgolette, o cristiano solo di nome, o cristiano solo perché fa parte di una chiesa. Il vero cristiano vive in comunione con Cristo. Il vero cristiano dimora in Cristo, vive, abita, risiede. La parola dimorare, fratelli, ha tanti sinonimi, tanti significati. Dimorare vuol dire abitare, vivere, risiedere, stare in un luogo permanentemente. E noi, alleluia, siamo chiamati direttamente dal Signore a dimorare in Lui. Questo è quello che veramente fa la differenza e fa sì che noi portiamo dei frutti alla gloria di Dio. Fratelli, i frutti crescono dove c'è vita. Se c'è un albero morto, un albero che è secco, un albero che non è fertile, un albero morto, non porta frutto, non fiorisce, non porta nessun frutto. Ma quando un albero è vivo, ha le radici vive, è un albero che veramente è fertile, quell'albero produrrà dei frutti. E qui il Signore dice, Giovanni 15, amen, dimorate in me e io dimorerò in voi. Questa è la comunione, fratelli. Dimorare in Lui e Lui dimora in noi. Noi viviamo in Cristo e Cristo vive in noi. E fratelli, io giorno per giorno mi accorgo che questa realtà, che questa verità deve crescere nelle nostre vite. Noi dobbiamo sperimentare questo giorno per giorno. Dobbiamo crescere in questa comunione giorno per giorno. Perché, ripeto, a che serve se io predicassi, se io evangelizzassi, se io facessi tante cose nell'opera di Dio, se poi non vivo in quella comunione, non dimoro in Lui e Lui non dimora in me, se io non dimoro nella sua presenza, fratelli, tutto sarebbe una facciata. Ma noi vogliamo, gloria a Dio, io voglio, alleluia, vivere in comunione con Lui, intima, amen. Vivere in comunione con il Signore, dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé portare frutto
se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Se noi diciamo di essere cristiani, ci chiamiamo evangelici, ci facciamo dare tanti nomi, tanti titoli, ma se noi, fratelli cari, sorelle care, se noi, se tu e io, non abbiamo questa comunione profonda con il Signore, noi non possiamo fare nulla. Tutto è vano. Tutto è sterile. Tutto è un'apparenza. Se non c'è quella comunione, quella unità, quella profondità, quel contatto, quel dialogo, quella dipendenza dal Signore, perché stare in comunione col Signore, vivere in comunione col Signore, vuol dire dipendere da Lui, che dovunque tu ti trovi, parli con Lui, la tua anima sente il bisogno della sua presenza, la tua anima sente il bisogno di parlare con Lui, di ricevere da Lui le indicazioni, alleluia, i giusti pensieri. Fratelli, quando noi viviamo in comunione con Cristo, noi abbiamo dei buoni pensieri dentro di noi. Se tu veramente vivi in comunione con Cristo, non puoi avere cattivi pensieri. Non c'è spazio per i pensieri malvagi. Non c'è spazio per i dardi di Satana. Ma se noi, gloria a Dio, alleluia, ci immergiamo nella comunione con il Signore, avremo una mente con pensieri buoni, con pensieri puri, con pensieri spirituali, pensieri che procedono da Dio, perché dice la Scrittura che noi abbiamo la mente di Cristo, ma noi dobbiamo dimorare in Lui, fratelli. Dobbiamo dimorare in Lui, dipendere da Lui, rifugiarci in Lui, stare attaccati a Lui, dovunque ci troviamo, dovunque ti trovi, in casa, nel lavoro, quando vai al supermercato, quando cammini per le strade, dovunque ti trovi, devi vivere, vivere in comunione con Cristo, la comunione con il Signore deve essere l'alito di vita, il soffio di vita, gloria al Signore. Giovanni 15, 5 dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Chi dimora in me e io in lui, chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto. Cari, è questo che fa la differenza. Quando un uomo, una donna vivono in comunione intima con Cristo, fratelli, quando il nostro cuore è continuamente rivolto a Lui, il nostro cuore è diretto a Lui, i nostri pensieri sono diretti a Lui, il nostro cuore è unito a Lui, allora la nostra vita produrrà dei frutti. E il Signore dice che i veri figli di Dio, i veri servi di Dio si riconoscono dai frutti, non perché predicano bene, non perché dicono belle parole, non perché hanno una Bibbia sotto il braccio, non perché hanno un nome, un titolo, un ministerio, ma perché si vedono i frutti. È soltanto vivendo in comunione con il Signore, fratelli, noi possiamo portare frutto. Il frutto, come dicevo, ci parla di un'evidenza che c'è vita. Dove c'è morte non c'è frutto.
ma dove c'è vita, c'è frutto. Il frutto è l'evidenza, alleluia, della vita spirituale. E nella nostra vita, nella tua vita, caro, nella mia vita ci devono essere frutti, frutti, frutti di ravvedimento, frutti di cambiamento, frutti di una vita trasformata, di una vita santificata, frutti. La gente deve vedere in noi frutti, gloria a Dio. È questo che fa la differenza. E poi il Signore dice al verso 6, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Fratelli, questa sarà la fine di coloro che dicono di essere cristiani, ma non dimorano in Lui, non vivono in comunione con il Signore, sono cristiani soltanto, tra virgolette, cristiani solo di nome, cristiani solo di culti, cristiani della domenica, che non vivono in comunione con il Signore, che non hanno quella comunione, quel contatto permanente. Se uno non dimora in Lui, è gettato via, viene gettato via e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Fratelli cari, questa sarà la tragica fine di coloro che vivono nella carne. Vivere in comunione con Cristo vuol dire vivere nello Spirito. Ma chi non vive in comunione con Cristo sta vivendo nella carne, sta vivendo nelle sue concupiscenze, nelle sue passioni, nei suoi pensieri umani. Fratelli, il vero obiettivo della nostra vita cristiana è vivere, e lo ripeterò, fratelli, e non mi stancherò di ripeterlo, lo ripeterò fino alla fine, gloria a Dio, vivere in comunione con Cristo. A me non basta solo predicare, non basta solo cantare, non basta solo profetizzare, non basta solo evangelizzare, non basta solo pregare per gli infermi, non basta solo fare buone opere, bisogna vivere, alleluia, in comunione con Gesù. Questa è la cosa più bella, fratelli, questa è la cosa più grande, questa è la cosa più importante. Tu e io abbiamo bisogno di questa comunione, di questo tipo di vita, di questo tipo di cristianesimo. Ci dobbiamo immergere nella comunione con il Signore. Alleluia, dimorate in me, perché chi non dimora in me è gettato via. Ecco perché oggi tanti cristiani vanno via, arrivano le prove, arrivano i venti contrari, arrivano le tempeste e loro vengono gettati via, vengono spazzati via, non rimangono, non perseverano, si sviano, si allontanano, si raffreddano, perché non vivono in comunione con Lui. Chi non dimora in me è gettato via. Fratelli, chi non dimora in comunione con Cristo farà una brutta fine. Il Signore ci incoraggia. E nel nome di Gesù anch'io vi incoraggio. Prima di tutto a me stesso mi incoraggio, ti incoraggio, fratello, sorella, a vivere in comunione con Cristo, a cercare la comunione con Cristo. Oh, alleluia. Ad amare la comunione con Cristo. Tu e io non possiamo farne a meno, perché se no diventiamo delle mummie evangeliche, diventiamo dei fossili, diventiamo delle ossa secche, dei rami secchi, degli alberi morti, sradicati,
diventiamo falsi, diventiamo carnali, diventiamo persone che si fanno trascinare dalla corrente. Ma se tu vivi in comunione con Cristo, nessuno ti può smuovere. Vivere in comunione con Lui, dipendere da Lui, parlare con Lui, ricevere da Lui, ascoltare Lui, sentire Lui, alleluia, essere abbracciati da Lui. Da quant'è che non senti più la presenza di Dio? Vai al culto, vai a tutte le riunioni, vai alla domenica, vai al mercoledì, vai al venerdì, ma da quant'è che non hai un'intimità, una comunione con il Signore? Da quant'è che non senti più l'abbraccio dello Spirito Santo? Oh, alleluia, è questo quello che abbiamo bisogno, fratelli. Io ve lo dico nell'amore di Cristo, potrei parlare tutti i giorni di questo argomento, perché Dio mi sta parlando, Dio mi sta esortando nel mio cuore. Questo è il punto principale della vita cristiana, per essere veri cristiani, vivere, alleluia, in comunione con il Signore nostro Gesù Cristo. Io potrei parlare di questo argomento tutti i giorni, ma non voglio solo parlare, fratelli, voglio anche vivere questo, voglio praticarlo. E vogliamo insieme praticarlo, vogliamo cercare la comunione, vogliamo cercare la presenza, vogliamo farci abbracciare da Lui, vogliamo parlare con Lui, dialogare con Gesù, comunicare con Lui. Oh, alleluia, perché Lui è lo sposo celeste e noi siamo la sposa, la Chiesa è la sposa. Dobbiamo avere comunione, dobbiamo vivere nell'amore con Cristo, nel primo amore, alleluia. Dobbiamo avere fame della Sua presenza. Amen, gloria a Dio, alleluia. Giovanni 15, 7. Se dimorate in me, dice il Signore, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Tu vedrai i frutti nella tua vita di preghiera, vedrai i risultati, le risposte alle tue preghiere. Se tu vivi in comunione con Cristo, se tu dimori in Lui e le sue parole in te, noi dobbiamo dimorare in Lui, Lui in noi e le sue parole in noi. Allora, fratelli, c'è uno sviluppo, una crescita, una trasformazione gloriosa. Tu inizi a sentire la sua presenza, diventa tangibile. Tu inizi a sentire il fuoco, la potenza di Dio. Alleluia. E tu inizi ad avere in te una certezza incrollabile, una franchezza, un'autorità, gloria a Dio. E qualunque cosa domanderai, secondo la volontà di Dio, ti sarà fatto. Amen. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Fratelli, solo così possiamo glorificare Dio, essere strumenti di Dio, essere veri discepoli, quando noi produciamo frutto. Frutto ci parla di vita, di crescita, di cambiamento, di uno sviluppo nella vita spirituale, di un germoglio, di un cambiamento nel carattere, di un cambiamento nei pensieri, nel cuore. Dentro di te inizierai a vedere un frutto germogliare, una nuova vita crescere, gloria a Dio. Qualcosa che germoglierà
in un modo meraviglioso, vivendo in comunione con Cristo. Vogliamo ringraziare il Signore insieme e vogliamo chiedere al Padre che mediante il suo Santo Spirito ognuno di noi possa vivere, possa sperimentare questa gloriosa comunione con il Signore, perché abbiamo bisogno, oh alleluia, di quella preziosa comunione, di quell'intimità, di quel dialogo a tu per tu con il Signore. Da quant'è che non parliamo più con il Signore? A volte la nostra fede diventa una fede, fratelli, tradizionalistica. Cadiamo anche noi, fratelli, in un meccanismo che ha l'apparenza della spiritualità, in un sistema evangelico fatto di liturgie, dove tutto è programmato. Ma da quant'è che non parliamo con il Signore? Da quant'è che non gli diciamo: Signore, ti amo, ho bisogno di te, Signore, toccami, Signore, abbracciami, soffia dentro di me, Signore, io voglio la tua presenza, Signore, voglio che tu mi parli, Signore, voglio che tu mi riempi, voglio stare in comunione con te giorno e notte, anche quando dormo, quando sono a letto, Signore, voglio pensare a te. Fratelli, questo lo può fare soltanto un vero cristiano, un evangelico di nome. Non può parlare con Gesù quando è a letto, quando è nella doccia, quando è nel bagno, quando è al lavoro. Un evangelico di nome non parla con Gesù, non si ricorda, non dialoga con Gesù, perché per lui Gesù è una religione, è una liturgia, è una chiesa evangelica. Ma quando tu vivi nella profondità, oh Rabakai, Shuterebea, Rakalamahaya, Sekete, quando tu vivi nell'intimità, nella comunione con Cristo, tu parli con Lui anche quando sei a letto, quando sei sdraiato nella tua stanza, tu parli con Lui, tu lo ringrazi, gli dici: Signore, ti amo, voglio sentire il tuo fuoco. Anche qui, Signore, adesso, quando tu sei nella profondità di Dio, nello Spirito, tu parli con Lui anche quando vai in bicicletta, anche quando vai in motorino, quando guidi la macchina, alleluia, quando fai la spesa al supermercato. Per alcuni queste cose che sto dicendo sono pazzia, sono follia. Per alcuni queste parole sono cose strane, ma cosa dice? Ma chi vive nelle profondità di Dio parla con Gesù anche quando è nella doccia, oh gloria a Dio, anche quando è in bagno, anche quando si trova nella coda a fare la spesa, nella posta, gloria a Dio, in ogni luogo il tuo cuore dialoga, perché tu vivi, oh alleluia, in Cristo. Oh alleluia, abbiamo bisogno di questo, fratelli, questo è il vero cammino, questa è la vera vita, questa è la vera fede, questo è il vero Vangelo, alleluia, questa è la vera spiritualità, il vero cristianesimo, parlare con Gesù, cercare Lui in ogni luogo, stare in contatto con Lui in ogni luogo. Quando tu sei seduto nell'autobus, quando sei seduto sul treno, quando sei, gloria a Dio, alleluia, nel luogo di lavoro, parli con Lui, alleluia, in ogni luogo, fratelli. Noi dipendiamo da Lui.
lo senti, gloria a Dio. Ma a volte noi, pur essendo veri figli di Dio, a volte trascuriamo queste realtà, fratelli. E il diavolo cerca di rubarci questa gloriosa benedizione. Questa è la cosa più grande, più potente. Alleluia. Quella comunione, quel contatto intimo, interiore, spirituale profondo dello Spirito di Dio che si fonde con il nostro cuore. Alleluia, abbiamo bisogno di questo, gloria a Dio, umiliamoci davanti alla presenza del Signore. Oh, Ravakai Sherebekea, Dio della gloria, Padre, fai sì che queste parole, alleluia, diventino una realtà di ogni giorno, di ogni istante, di ogni secondo della nostra vita. Oh, Signore, facci stare in comunione con te, Signore, che la nostra anima desideri questo più di ogni altra cosa, Signore, più del servizio, più della predicazione, più dell'evangelizzazione, più di qualunque altra cosa, Signore, che l'anima nostra desideri la tua presenza costantemente, Signore. Alleluia. Oh, perché se la tua presenza non è in noi, noi stiamo male, Signore. Noi ci sentiamo oppressi, ci sentiamo tristi, confusi. Se la tua presenza, Signore, viene a mancare nei nostri cuori, Signore, noi non possiamo vivere. Noi abbiamo bisogno di quella presenza. Prendi i nostri cuori, Signore, in questo momento. Nel nome di Gesù, alleluia. Soffia dentro di noi, riempici di te. Vogliamo sperimentare, gustare. Alleluia. Signore, vogliamo vivere in questa gloriosa comunione. Vogliamo immergerci nella presenza del tuo figliuolo Gesù Cristo. Vogliamo dimorare in lui, oh Dio. Aiutaci a dimorare in lui, Padre, per lo Spirito Santo. Perché la tua parola dice, Signore, che tu ci hai chiamati alla comunione del tuo figlio Gesù Cristo. Ti prego, perdonaci se a volte, Signore, abbiamo trascurato questa verità. Aiutaci a non trascurarla, Signore, a non distrarci in altre cose, ma che questa comunione con te, Gesù Cristo, sia la cosa più importante della nostra vita, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù purifica i nostri cuori, Padre, la nostra mente, la nostra anima. Riempici di te, Gesù. Riempici del Consolatore. Facci traboccare, facci soprabbondare, Signore. Se ricolmi della tua divina presenza. Signore, che ogni fratello, ogni sorella che sta ascoltando, che ascolteranno questa parola, Signore, possano sperimentare questa verità, che da ora in avanti loro vivano in una comunione profonda, che loro sentano il tuo abbraccio, il tuo calore nei loro cuori, Signore Padre, che la tua presenza li riempia, li guidi, li accompagni in ogni istante della loro vita, che ognuno di noi, Signore, possa parlare, comunicare, dialogare con te, Signore. Gesù Cristo, ti amiamo. Alleluia. Ti adoriamo. Ti glorifichiamo, Signore. Tu sei tutto per noi. Grazie per questa preziosa verità, Signore. Dimorare in te e tu dimori in noi. Una comunione, Signore,
gloriosa. Nel nome di Gesù Cristo ti ringrazio, Padre, che ogni giorno questa verità si sviluppi nella nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, che ogni giorno, Padre, alleluia, questa verità cresca nella nostra vita, che ogni giorno, Signore, possiamo sperimentare nel nome di Gesù questa verità per la Tua gloria. Facci ascoltare solo la Tua voce, Signore, guardare solo a Te e seguire solo Te, perché solo Tu sei degno, Signore, sei la via, la verità e la vita. Grazie, Signore. Lasciamo tutto il nostro essere ai Tuoi piedi, Signore. Alleluia. Lasciamo tutta la nostra vita ai Tuoi piedi, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Benedetto in eterno. Amen. E amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria al Signore, che la pace, la grazia e la dolce unzione dello Spirito Santo rimangano con tutti voi. Il Signore vi benedica nel glorioso nome di Gesù Cristo. Amen e amen.